Buongiorno, buongiorno ai telespettatori di Prima di Tutto, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi è giovedì 25 ottobre, la giornata è bellissima, qualche altro giorno di tempo mite prima di un peggioramento previsto per il fine settimana. Comunque, come sempre, questa mattina andremo a leggere i titoli principali dei quotidiani in edicola e poi la seconda parte dedicata a un'iniziativa, una due giorni in canto, con una doppia lettura che poi approfondiremo con la nostra ospite, quindi anche nella seconda parte tante belle novità. Andiamo immediatamente a leggere i titoli principali del centro, il quotidiano d'Abruzzo che apre con le visite su prenotazione al cimitero di Cartecchio. Teramo, padiglioni ancora inagibili per il sisma, il comune deve limitare gli accessi. E ancora, dopo il giro di vite sulle case ATER deciso dal Viminale, madre e figlia sgomberate dormono in macchina. Vediamo qui nella foto notizia il sindacalista e gli inquilini Antonio Di Berardo con la madre sgomberata e purtroppo questa vicenda con l'auto che fa da casa. E poi il giudice ridà posto ad un bancario Teramo licenziato per aver lavorato altrove in malattie, accuse non provate. Andiamo a leggere immediatamente i titoli principali interni. In primo piano i concorsi negli ospedali, sanità, l'Abruzzo chiede 1000 nuove assunzioni, mancano 450 medici e oltre 500 operatori sanitari, i dati in un dossier, la regione lo invia al ministro Giulia Grillo e un piano da 40 milioni di euro. L'abruzzese poi Golato, prima donna a capo dei medici di laboratorio ed è una bellissima nomina, quindi tanti auguri. Andiamo avanti sulla sicurezza delle autostrade, dei viadotti della A24 e A25, c'è un'ultima ora, il caso sarebbe una svolta, domani all'Aquila il vertice per decidere cosa fare, intervengono infatti i prefetti. E intanto gli operai a Toninelli, sblocca i fondi per i lavori, la protesta dei dipendenti di Toto Costruzioni a rischio stipendio e occupazione, i fondi ci sono ma la burocrazia ministeriale ritarda il pagamento di 192 milioni. Andiamo ancora avanti e andiamo a vedere quali sono i titoli che riguardano più da vicino il nostro territorio. Ecco qui ci siamo, il tempo di far ricaricare il centro per l'Abruzzo, bandi per gli imprenditori del mare, quindi l'economia, la pesca, 4 milioni di fondi per le imprese, la regione traccia il bilancio di cosa è stato fatto e delle nuove opportunità per finanziare ristrutturazioni di barche. Ancora via libera all'istruttoria contro la Casaleggio Associati, richiesta dall'Europarlamento sulla denuncia dell'ex del Movimento 5 Stelle Aiuto. Per quanto riguarda ancora l'economia in Abruzzo, l'industria, esportazioni in crescita, l'abbigliamento traina la ripresa, più 4,3% nel primo semestre, secondo Intesa, ma nel secondo trimestre 2018 c'è stato un rallentamento nei 5 distretti industriali. In calo le vendite in Cina, Panama, Hong Kong, crescono invece Svizzera, Paesi Bassi, frenano Stati Uniti e Belgio. Ancora proseguiamo e andiamo a vedere l'apertura per quanto riguarda Teramo sull'emergenza abitativa. Madre e figlia dormono nell'auto dopo lo sgombero della casa, dalla casa ATER. Allontanate in applicazione della circolare del Viminale contro l'occupazione abusiva degli alloggi, il sindacato degli inquilini, il comune deve garantire una sistemazione alternativa ma non lo fa. È proprio della settimana scorsa questa vicenda dello sgombero dell'ATER, vediamo la situazione purtroppo drammatica che adesso sono costrette a vivere le due donne sfrattate. E poi ancora la notizia, Edith Bruck incontra cittadinanza e studenti, la scrittrice ebrea a Teramo per l'onorificenza dell'ordine al merito dell'Ateneo Guido II degli Abruzzini, e domani alle 17 nella sala conferenze dell'Archivio di Stato. E ancora andiamo a vedere la notizia che riguarda la vertenza Ipersimpli, siglata l'intesa al Ministero, cassa integrazione ai 53 lavoratori per un anno. Dal 1 novembre il gruppo SMA riconsegna gratis la licenza al Comune, quindi dopo numerosi tavoli tecnici e accordi sindacali finalmente si è arrivati alla definizione per i 53 dipendenti, ma adesso c'è il prossimo step, cioè l'impiego della
la disponibilità della licenza lasciata gratuitamente al Comune per poter inserire negli spazi dell'ex Ipersimpli un altro gruppo. E ancora andiamo a vedere a Valvomano, piazza diventa una discarica, albergatore protesta e il sindaco metto le fototrappole. E a Montorio il caso in consiglio, Nori sfiduciata dal sindaco ma resto in maggioranza. E proseguiamo, la causa di lavoro, il giudice reintegra il bancario licenziato, era accusato di aver lavorato nel ristorante della compagna durante un periodo di malattia ma non è stato dimostrato. E vediamo qui i due avvocati che hanno difeso il bancario, gli avvocati Gabriele Rapali e Sigmar Frattarelli, che assistono appunto il bancario licenziato. A Pietracamela il sindaco sul centro anziani sarà assegnato con regolare bando, dice Michele Petraccia. Ancora bastonate al cognato per avere 1000 euro, finisce a processo un 38enne sfollato per Amano, accusato di estorsione, lesioni e minacce. Proseguiamo, ricorrenza dei defunti, loculi inagibile, visite su prenotazione, ieri una nota diffusa all'ufficio stampa del comune di Teramo, dove si fissano le regole per l'accesso controllato alle parti del cimitero di Cartecchio, ancora chiuse per i danni del sisma, con quindi è possibile chiedere al numero telefonico dei servizi cimiteriali tutte le informazioni. Ancora l'iniziativa dell'ARCI, il caso Cucchi, domani sera il film, ci saranno la sorella Ilaria e il legale Fabio Anselmo. Proseguiamo e andiamo a vedere alle notizie che riguardano la piscina di Montorio, un danno per il comune secondo Montorio 3.0 e Pentastellati, chiesta un'azione contro la società che ha rinunciato all'appalto. E ancora le eccellenze di Teramo in TV grazie a Sereno Variabile, ieri Osvaldo Bevilacqua per registrare le puntate dedicate al capoluogo e ad Atri, con esibizioni di alcuni dei migliori atleti cittadini e non solo, a un viaggio attraverso la gastronomia, le eccellenze gastronomiche, architettoniche, storiche, insomma veramente un territorio talmente ricco che lo stesso Bevilacqua ha detto che è tutto da sottolineare. Ancora dall'Adriatica Disabili c'è la nazionale di basket, sabato sportivamente per promuovere l'integrazione, e domani a Mociano Malika Ayane riparte dal Pin Up, la cantante ospite del locale, con il primo concerto del nuovo tour. Andiamo avanti a Corropoli, nell'anagrafe nazionale, è il primo ente in Abruzzo a entrare nel progetto dell'agenda digitale italiana, una banca dati unica per velocizzare i servizi ai cittadini e alle imprese. Ancora il taglio del nastro a Civitella apre la sala polifunzionale di Santa Maria dei Lumi. Verso le regionali, Virginia Maloni, scelta dai 5 Stelle a Sant'Egidio, sarà la candidata vibratiana del movimento grillino. Ancora andiamo a leggere le notizie che riguardano il territorio di Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto. A Tortoreto dona giochi e libri ai bimbi malati di leucemia, è il comune che decide di sostenere l'Ambalt. Ancora ad Alba Adriatica, scuola media e lavori non si fermano, la ditta esclusa dall'appalto che ha fatto ricorso al TAR rinuncia alla richiesta di sospensiva. E ancora a Martinsicuro migliorano le condizioni del ferito con il kitesurf, ex discarica, un tecnico per la bonifica. A Tortoreto il comune affida un incarico per la messa in sicurezza del sito di Salino che perde percolato. Proseguiamo e andiamo a Giulianova dell'Olio, rinviata la sentenza, il giudice spagnolo prende tempo, bisogna attendere ancora qualche giorno per conoscere l'esito del processo terminato martedì sera. Il marittimo è accusato di contrabbando, la società armatrice stava solo eseguendo un incarico. E vediamo qui nella foto Corrado dell'Olio, il palazzo di giustizia di Cadice, dove si è svolto il processo a suo carico. Ancora a Giulianova, contributi a rischio per i balneatori giuliesi, secondo il SIB la legge regionale sul turismo non può essere applicata per la difformità del piano spiaggia. Proseguiamo e vediamo le notizie che riguardano Roseto, illuminazione pubblica, project financing in 3 mesi. Il comune annuncia tempi brevi dopo la ratifica dell'adesione all'ASMEL, il sindaco, soltanto il PRG resterà alla stazione appaltante della provincia. E poi l'annuncio di Sabatino Di Girolamo, il primo cittadino, autoporto una quinta azienda, chiede 2 ettari per insediarsi. Ancora, sempre a Roseto, riparte l'iter per il recupero di Monte Pagano, scampato il pericolo di perdere i fondi master,
Master Plan Aloisi. Presto un incontro con la cittadinanza. Andiamo avanti ad Atri, centinaia di persone danno l'addio a Literio, Duomo gremito per i funerali del giovane avvocato morto venerdì scorso. Il parroco, vogliamo dire grazie a Lorenzo per quello che ci ha dato. Ancora a Pineto, Parco Marino del Cerrano, multato un altro pescatore sorpreso nell'area protetta, e a Silvi, via al nuovo regolamento per i rifiuti, l'assessore Valeriani, troppi errori nella raccolta differenziata. L'obiettivo è superare il 65%, e ancora a Silvi nasce il progetto di collaborazione per anziani e disabili. Vediamo l'apertura di Pescara che apre con l'inchiesta sulle scogliere, 7 indagati, la procura chiude l'indagine su 2 appalti per oltre 7 milioni di euro, con i vertici dell'impresa Nicolai entrano altre 2 ditte. Ecco, qui sul gruppo Nicolai pende già il sequestro di beni per 900.000 euro disposto dal GIP. Andiamo a vedere le altre notizie di Pescara e provincia. Colpo in panetteria, senegalese rincorre e cattura il rapinatore. Il giovane commerciante interviene con un amico e ferma il ladro. Ho sentito le urla della commessa e sono scattato. Ancora a Lungomare Matteotti a Pescara, una piazza del gusto nell'ex FEA con mercato e laboratori gourmet. Un investimento di 3 milioni e mezzo sull'area di proprietà regionale per 8.500 metri quadrati. È una bella iniziativa, vediamo se si realizzerà. Andiamo ancora avanti, andiamo a leggere gli altri titoli che riguardano il territorio abruzzese. A Montesilvano, verso le elezioni comunali, a sinistra il PD ora rischia l'isolamento, 4 liste per Gallerati, 6 il nostro candidato, articolo 1 e 3 formazioni civiche guidate da Agostinone, Di Carlo e Ruggero danno vita a una coalizione e invitano l'ex primo cittadino a scendere in campo. Falchi per liberare Montesilvano Colle dai piccioni, l'amministrazione sceglie un metodo ecosostenibile per allontanare i volatili e tutelare meglio il centro storico. Vediamo uno dei falchi impegnato ieri nella attività. Ancora l'apertura di Chieti, riapre il Marruccino, ecco i soldi, si rialza il sipario del teatro, Lolli arriva a Chieti e annuncia stanziati 300.000 euro, prima opera il 2 novembre, va in scena il Trovatore di Verdi, era a rischio, finalmente si riapre la stagione del Marruccino. L'altro teatro, allo Scalo, lezioni di psicodramma, e ancora lo schema del centro, i fondi della regione per la cultura, teatro Marruccino 300.000 euro, il Mastro Giurato di Lanciano 50.000, la Perdonanza Celestiniana ancora 50.000 euro e 50.000 euro anche per la giostra cavalleresca di Sulmone. Poi c'è il calendario, appunto il 2 e il 4 novembre si inizia con il Trovatore, poi 23 e 25 novembre la Lucia di Lammermoor e poi il 14 e il 16 dicembre chiude con Così fan tutte. Ancora Bal, 20 sindaci in campo, salviamo 85 famiglie, Gian Marino, lottiamo per le nostre aree interne, oggi sciopero e protesta davanti alla regione. Ancora truffa alle assicurazioni, finti incidenti, 150 rischiano il processo, sorpresi a truccare i sinistri per intascare i risarcimenti, le intercettazioni con i periti e come giocare a scacchi. E qui vediamo gli indagati per le truffe degli incidenti, a Vasto paura la filiale B per assalto in banca, dipendenti minacciati, tornano i banditi in via Tobruk, i due malviventi armati di taglierino, alcuni clienti soccorsi dal 118, il bottino di 400 euro. L'apertura dell'Aquila è ancora dedicata alla ricostruzione, appaltati lavori, verifiche sismiche alla piscina comunale, decisione del comune al vaglio, gli standard di sicurezza, l'assessore Piccinini rassicura, nessun problema, resterà aperta. E ancora Coca-Cola, Auricola, centro di eccellenza. Il report pone lo stabilimento della Marsica come il più importante d'Italia per energia sostenibile, risparmio e formazione. A Sulmona, dopo il calo delle temperature, scuole al freddo, famiglie in rivolta. La richiesta al comune, anticipare l'accensione dei termosifoni senza attendere la data prevista del 5 novembre. E poi sulla vicenda della scala mobile crollata a Roma nella stazione
manifestazione di Repubblica, dove sono stati coinvolti numerosi tifosi della squadra russa. In realtà c'era anche un abruzzese, io salvo nella metro grazie a un SMS. È diventato virale il video della scala mobile che accelera vorticosamente nell'ultimo tratto e fa catapultare giù i numerosi numerose persone che vi si trovavano e che stavano appunto scendendo per accedere alla metro. Comunque andiamo a vedere quali sono le notizie dello sport. Calcio nel caos, il TAR accoglie i ricorsi, no alla Serie B, a 19 la palla passa alla FIGC. La Federcalcio non andrà al Consiglio di Stato e potrebbe tornare a 22 squadre, ma deve stabilire i criteri di ripescaggio. E ancora in Serie C, Teramo Piacentini è diventato una certezza, il difensore bene in ogni ruolo e imparo dai più esperti. Col Ravenna come con Monza e Fano. E ancora Delfino capolista in Serie B, l'attaccante mi ha voluto pillon e non ci ho pensato due volte ad accettare gli assist. Monachello a 10 gol mi dovrà pagare una cena, il Pescara è un sogno, prima là e poi le nozze. Marras, essere qui è un premio, vengo dal basso e ho fatto la gavetta. Ancora andiamo in Serie D ed F, in Serie D girone F per il turno infrasettimanale, la Vastese sbatte sui legni, poi è costretta al pareggio. I biancorossi nella prima mezz'ora colpiscono due pali con Giampaolo, 4 punti in due gare con la cura Montani, domenica trasferta a Isernia. La Recanatese tiene botta e nel finale ha l'occasione per sbloccare il risultato con Pera. E a proposito della Serie D, andiamo a vedere immediatamente un servizio delle gare che si sono concluse proprio ieri nella tarda serata, per cui le mandiamo adesso, andiamo a vedere il notaresco, mandiamo il servizio. Dopo due sconfitte consecutive il Notaresco torna a muovere la classifica e lo fa in maniera perentoria. Al Vincenzo Savini la squadra del presidente Salvatore Di Giovanni si prende lo scalpo dell'Isernia con pratica archiviata già nel primo tempo, chiuso sul 3-0. Primi 45 minuti giocati in maniera sontuosa da Moretti e compagni, con l'attaccante rossoblù autentico mattatore con un assist e un gol. Senza scampo la formazione ospite, che non si è fatta praticamente mai vedere dalle parti di Monti. Rispetto alla gara di San Mauro Pascoli, il tecnico Mirko Cudini recupera Moretti e lascia in panchina Minella, diffidato ed affaticato. Resta seduto per tutti e più i 90 minuti, accanto al proprio tecnico Massimo Silva, anche il grande ex di giornata, l'attaccante Armando Iaboni. Il Notaresco potrebbe sbloccare già al settimo, ma è un provvidenziale quanto tempestivo intervento di Frabotta ad anticipare sul secondo palo Salvatori, pronto per la deviazione vincente. 6 giri di lancette più tardi però la squadra di mister Cudini passa. Sugli sviluppi di una punizione calciata da Liguori, imperioso lo stacco di Bontà che ruba il tempo ai difensori molisani. Notaresco 1, Isernia 0, seconda rete in campionato per il centrocampista rossoblù. Gli ospiti provano a venire in avanti, ma dalle parti di Monti non si fanno praticamente mai vedere. Al 24esimo azione in velocità del Notaresco, con Liguori che sull'uscita del portiere Landi prova il pallonetto, palla che si perde sul fondo. Poco dopo la mezz'ora, l'1-2 della compagine del presidente Salvatore Di Giovanni, che indirizza la sfida in maniera perentoria. Al 35esimo è Moretti a controllare un pallone in area e metterlo in area, dove la corrente Manari fulmina ancora l'estremo difensore ospite con un tocco pregevole. Notaresco 2, Isernia 0 e prima gioia stagionale per l'attaccante. Appena 3 minuti più tardi ecco il tris, strameritato, firmato da Moretti, che sul filo del fuorigioco si invola verso la porta e con un diagonale chirurgico piega le mani a Landi. Notaresco 3, Isernia 0, seconda marcatura dell'attaccante di casa in questo campionato. Subito un doppio cambio per il tecnico Massimo Silva dopo l'intervallo, ma le cose per i molisani non cambiano e anzi il Notaresco al minuto 19 a sfiorare il poker con un piazzato di Salvatori che sfiora l'incrocio dei pali. Poi la sfida va avanti senza sussulti, con i due tecnici che operano tutte le sostituzioni a propria disposizione e mister Cudini che fa esordire il difensore classe 94 Cianci. Da oggi per i rossoblù si inizia a pensare alla gara in casa della capolista Matelica, in programma domenica.
Notaresco che ha ripreso la via del successo, poi c'è anche il Giulianova che riacciuffa la gara con un pareggio, il secondo 2-2 di fila. Giulianova replica risultato e marcatori della partita di Forlì, anche stavolta gara riacciuffata in zona Cesarini, ma nel finale i giallorossi reclamano un calcio di rigore. E anche sulla partita del Giulianova vediamo il servizio di Matteo Falzon, poi mandiamo qualche minuto di pubblicità. Rientriamo con la lettura degli altri giornali, quindi a tra poco. Ancora un 2-2 per il Real Giulianova, il secondo consecutivo, e ancora grazie alla premiata ditta Torelli di Paolo, capace di impensierire la retroguardia della San Giustese, una delle migliori squadre finora viste in campionato, meglio persino del Matelica che al Fadini aveva vinto 10 giorni fa. I giallorossi però devono recriminare sui 20 minuti di blackout di inizio ripresa che hanno permesso agli ospiti di portarsi in vantaggio ribaltando il 2-1 del Real, che con Torelli aveva aperto le danze di un match che alla fine risulterà gradevole. E nel finale, in pieno recupero, un calcio di rigore apparso tutt'altro che dubbio ai danni di Tozzi Borsoi. Il pari tuttavia è il risultato più giusto, perché racconta di una partita non priva di emozioni, che ha regalato 4 reti, un palo, una traversa sempre per i padroni di casa e almeno altre 4 occasioni, 2 per parte. Giusta la spartizione della posta, ma quel rigore non concesso alla formazione di Nico Stallone grida vendetta. Al Fadini non c'è stato il pubblico delle grandi occasioni per via dell'infrasettimanale, ma i presenti si sono fatti sentire, si sono divertiti. Herrera, punta di diamante dei rossoblù, crea subito qualche grattacapo alla difesa giuliese. Il Real, nonostante qualche elemento acciaccato portato comunque in panchina, tiene alto il baricentro, aggredendo i marchigiani nella metà campo avversaria. All'11esimo un errato disimpegno della linea difensiva ospite mette nella condizione Torelli, recuperato all'ultimo momento, di rubare la sfera, di andare al tiro. Palla imprendibile per Chiodini e 1-0 Giulianova. La formazione di Senigalliesi non riesce a trovare gli spazi giusti, anche se perfetti, in mezzo al campo. Nel ruolo di metronomo riesce comunque a dettare i tempi degli inserimenti. Marfella, in azione di contropiede, spaventa Sciba. Al 27esimo botta e risposta tra le due squadre. Di Paolo viene fermato dal palo, complice anche un tocco dell'estremo ospite. E sul capovolgimento di fronte, che dira, spara alto. Cala l'intensità del Giulianova e la San Giustese si affaccia nuovamente in zona Sciba, con Pezzotti e con Herrera, che nell'unico minuto di recupero del primo tempo si divora il gol dell'1-1. Seconda frazione di gioco che si apre subito con una sassata di Torelli che non passa distante dai legni. Il Giulianova da questo momento in poi si spegne. Mister Stallone gioca la carta a Balducci per Palladini e Tozzi Borsoi, recuperato a sorpresa da una tendinite, al posto di capitan del grosso. Manca però la spinta a centrocampo, dove la San Giustese domina. Il rigore per gli ospiti è un regalo della difesa del Giulianova e dal dischetto Herrera non sbaglia, nonostante Sciba intuisca. È il minuto numero 21. E al 26esimo arriva il sorpasso, Pluchino si accentra, viene colpevolmente lasciato libero di tirare, nessuno lo ferma anche con le maniere ruvide, San Giustense avanti 2-1. Sembra un film già visto, come contro il Matelica, è il momento di Frulla, dentro anche Mangia Casale, non al meglio della condizione, cambia l'inerzia della partita perché il Giulianova torna a premere e a schiacciare soprattutto la San Giustese. Di Paolo ci riprova con una bella girata, Tozzi Borsoi fa salire la squadra e tiene in apprensione i centrali della difesa ospite. Chiodini compie un mezzo miracolo, dall'altra parte Sciba neutralizza un contropiede di Laringe che avrebbe chiuso i conti della gara. Ultimi minuti elettrizzanti, Frulla manda il pallone sulla traversa con Chiodini battuto e un minuto dopo è ancora Sciba a tenere a galla i suoi. Il gol del 2-2 arriva al minuto 41, Mangia Casale pennella uno splendido pallone in area per l'inserimento di Di Paolo, che spedisce in fondo al sacco. Nell'ultimo minuto di recupero l'episodio del calcio di rigore non concesso ai locali, ma va bene così. Il Real Giulianova ha dimostrato tanto carattere, deve però fare ammenda su quei 20 minuti di totale amnesia. Eccoci qui, bentornati. Proseguiamo immediatamente, continuiamo a leggere i titoli della rassegna stampa. Passiamo al Messaggero d'Abruzzo, che apre con le autostrade, protesta al casello, i fondi del decreto Genova ancora non disponibili al palo, i cantieri per la sicurezza manifestano, 400 operai di Carlo Toto, i posti di lavoro sono ormai a rischio. E poi a Pescara, Rigopiano, un nuovo testimone chiave, il test è la consigliera provinciale Lelia Kechud, la famiglia di Roberto Del Rosso ha già chiesto che venga ascoltata, quindi proprio l'inchiesta della tragedia di Rigopiano, che questo testimone che sarebbe in grado di ricostruire come è stata gestita
l'emergenza. E ancora la fotonotizia: malavita scatenata, i colpi ieri mattina a Vasto e a Tessa, doppia rapina, allarme, criminalità. E ancora sul il report con l'export in crescita grazie al boom dell'abbigliamento. Vediamo quali sono le notizie dell'Abruzzo, appunto sui cantieri bloccati, autostrade, scoppia la protesta al casello, ancora non sono stati erogati i 192 milioni del decreto Genova, manifestazione degli operai. Toto, ancora l'apertura di Pescara, pasta e tacchino, buona la prima, esordio positivo per la ripristinata refezione scolastica, 3.500 gli iscritti, menù ricco e gustoso, prodotti a chilometro zero, l'assessore Cuzzi promuove la mensa della Serenissima, ho mangiato davvero bene, annuncia controlli continui, soddisfatto, Nardella, legale delle famiglie e dei bambini, ok, i locali rimessi a nuovo e le attrezzature sostituite. Proseguiamo, giornalisti uniti contro gli attacchi, l'appello, il presidente della Federazione della Stampa, Beppe Giulietti, al convegno, dal dire al fake. Proseguiamo la lettura del Messaggero, andiamo a Pescara, l'ex Fea nasce il Tempio del Gusto, abbiamo visto 8.500 metri quadrati per una vetrina dell'enogastronomia locale e poi ancora Rigopiano spunta un nuovo test chiave, abbiamo visto in apertura, informerò della richiesta del presidente D'Alfonso, i familiari di Del Rosso chiedono alla procura di ascoltare Leila Kechoud. Nuova istanza dei difensori al PM Serpi e Papalia, la consigliera provinciale ebbe un colloquio con la sorella del titolare dell'hotel. Ancora andiamo all'apertura dell'Aquila, Silveri ora fa l'assessore Ombra, l'obiettivo è isolare Mannetti, il giovane capogruppo di Forza Italia ha presentato un piano per la mobilità, l'idea riguarda la pedonalizzazione della zona di piazza Battaglione Alpini, l'azzurro non intende mollare la presa, continuerò così, sarò come una goccia cinese. E andiamo ancora, rimaniamo all'Aquila, il TSA prova a far sbocciare fiori tra l'asfalto, presentato il cartellone della stagione che parte il 15 novembre, il teatro civico e la narrazione saranno i protagonisti principali, il direttore Cristicchi, molte offerte da altri stabili, ma resto qui, da oggi gli abbonamenti anche online, sconti per anziani e ragazzi, Gran Sasso, battaglia sulle aree vincolate, progetto Montagna contro Italia Nostra. E andiamo ad Avezzano, sul Mona, mercato nella zona nord al via i lavori, il comune prepara i luoghi predisposti per gli stalli lungo la pista ciclabile, previsto per oggi il ritiro delle assegnazioni. A Chieti il bicentenario in salvo su il sipario al Marruccino, la svolta ieri quando il presidente vicario della regione Lolli ha finanziato il teatro, quindi al Marruccino 300.000 euro. Il colpo in banco, ha sequestrati tre clienti, mattinata di paura, la BCC di Atessa, banditi in fuga con appena 5.000 euro. E andiamo all'apertura di Teramo, cimitero, visite prenotate soltanto con la scorta, misure di sicurezza straordinarie durante la ricorrenza dei defunti. Sarà possibile entrare a piccoli gruppi accompagnati dalla protezione civile. Il comune ha deciso le norme di tutela per le conseguenze del terremoto che ha devastato parte del Camposanto. Abbiamo visto quindi dunque tutte le informazioni che è possibile recuperare sul sito dei servizi cimiteriali. A Giulianova Mastro Mauro lascia in attesa del commissario. E ancora l'inchiesta, sfollato minaccia la sorella con un bastone a giudizio, poi l'avvertenza alla cassa integrazione ieri per i 53 dipendenti dell'Ipersimpli. E andiamo allo sport, Serie B a 22 squadre, lo ha deciso il TAR, Gravina sembra intenzionato a rispettare il verdetto, sperano tre club su 5 ricorrenti, sospese in Cile gare di Ternana, Novara, Siena e Provercelli, un pasticcio senza precedenti ma se ne verrà fuori. Ancora per quanto riguarda il calcio di Serie C, Piacentini, rivelazione del Teramo in attesa della telenovela sui gironi, il 19enne rivela, Caidi e Speranza al fianco aiutano tanto, il diavolo cerca di mantenere la calma, intanto tre partite in 8 giorni la prossima settimana. E per quanto riguarda la Serie D, Pineto rimpianti per il pareggio, la Jesina riesce a segnare il gol del 2-2 a tempo scaduto, a segno Tomassini. E il Real, il calcio di Serie D, che cuore è 2-2 in rimonta, giallorossi subito in vantaggio con Torelli nel primo tempo, poi l'1-2 della San Giustese, ma nel finale ecco il gol di Di Paolo e abbiamo visto i servizi della Serie D. Benissimo, per il Messaggero è tutto, leggiamo i titoli principali della città e poi ci sediamo con il nostro ospite. Ancora la città, l'universitari lasciati di nuovo
a piedi, la apre quindi il quotidiano della provincia di Teramo con i problemi del trasporto urbano. Il comune chiederà modifiche alle linee della Staur. E poi la fotonotizia dedicata ancora al caso Viadotti: dopo le Iene, riunione urgente con i prefetti, tutti convocati. E per quanto riguarda lo sport, niente da fare, Forlì passa a Roseto. I romagnoli vincono 94-82 grazie ai tiri dalla lunga distanza. Siamo basket di serie A2. E ancora sabato a Teramo, Pannella, il ritratto di Rippa di un geniaccio della politica. Andiamo a leggere i titoli più importanti del quotidiano La Città. Il caso Viadotti: dopo le Iene, tutti convocati dai prefetti, il servizio TV ha avuto effetti immediati, riunione tecnica con tutti gli enti interessati da Strada dei Parchi. Il documento sul tavolo relazioni degli ispettori del Ministero, compreso quello intervistato da Le Iene martedì sera. E poi andiamo a leggere gli altri titoli, appunto, che La Città proponeva in apertura. A Teramo gli universitari lasciati a piedi alla stazione, bus della Staur stracolmi e servizio insufficiente, carovana di pendolari alla ricerca di un'altra linea. Il problema di sempre: sono anni che le associazioni studentesche protestano per il servizio di trasporto urbano inadeguato. Guasto alla tua, bus guasto, manda in tilt il traffico di Viale Crispi. Conseguenza: modifiche alle linee senza variare il chilometraggio per convincere Baltur a cambiare registro. Ancora sugli sgomberi ATER, presto ne arriveranno altri. Niente casa per la signora allontanata lunedì, che ora vive in macchina in attesa di un posto al comune. L'avvertenza ai Persimpi, accordata la cassa integrazione ieri presso il Ministero del Lavoro. E a Montorio, perizia psicologica sulla bimba molestata, la minore a maggio sarebbe stata aggredita in piazza da un pakistano. La procedura: il perito dovrà accettare la capacità testimoniale della bambina per assumerla con un incidente probatorio. E ancora Viale Crispi, finalmente riacceso il semaforo all'incrocio di via Roma dopo settimane con le lampade spente, 3 incidenti, sistemato l'impianto guasto. Ancora confermato il gestore del bar del Mazzini, la società di Sora si è aggiudicata l'appalto ASL da 6 milioni per altri 6 anni, e quindi ancora rimarranno gli stessi gestori all'ospedale, al bar dell'ospedale. Sulle elezioni, Movimento Idea alla provincia sosterrà Di Bonaventura, ieri la nota per, appunto, il sostegno a Diego Di Bonaventura, candidato sindaco del centro-destra per le elezioni di secondo livello della provincia per il rinnovo del presidente della provincia, in previsione proprio per il 31 ottobre prossimo. E ancora sereno variabile, le telecamere di Bevilacqua in giro per il capoluogo, registrata una puntata con alcune eccellenze cittadine, oggi la troupe ad Atri e domani ancora in città. E andiamo a leggere quali sono le notizie della Vibrata. Migliore ragazzo ferito a Porto d'Ascoli con il kit surf, e a Corropoli, primo comune abruzzese nella anagrafe nazionale, avevamo già visto. A Giulianova conto alla rovescia per il commissario, in seguito, appunto, alle dimissioni per candidatura al regionale del sindaco Francesco Mastromauro. E a Colonia la minoranza chiede chiarezza sulla palestra. E poi il bilancio bloccato da un debito inesistente, persino dimenticato. Il sindaco scordella su tutte le furie per i ritardi attribuiti alla minoranza. Siamo a Silvi. Per quanto riguarda la cultura, Pannella, geniaccio della politica nel libro di Rippa, un ritratto del leader radicale, sabato la presentazione a Teramo. E ancora lo sport: Piacentini, la giovane sorpresa del Teramo, 19 anni e già prestazioni convincenti accanto a Caidi e Speranza. Non me l'aspettavo. Una fiducia conquistata nelle prime giornate, sempre in panchina, ma dalla gara interna con il Gubbio, il difensore del Sassuolo ha conquistato la fiducia prima di Zichella e adesso di Agenore Maurizi. In Serie D vince solo il Notaresco, Giulianova altra rimonta all'ultimo respiro. Per quanto riguarda il basket, Roseto niente da fare, Forlì passa 89-94, equilibrio spezzato dai tiri dalla lunga distanza, Person top scorer degli squali, ma non basta ad evitare lo stop. E invece per quanto riguarda l'Adriatica Press Teramo, non può sbagliare, stasera sfida decisivo contro Catanzaro, la squadra di coach Domizioli a caccia del primo successo stagionale, serviranno continuità e grande determinazione. Bene, anche per La Città è tutto, qualche minuto di pubblicità e poi l'incanto, a tra poco.
Eccoci qui, bentornati in questa seconda parte del Prima di Tutto, dedicata a un evento che si svilupperà in due giorni, venerdì e sabato, un'iniziativa dal nome che ovviamente racchiude in sé il programma e anche il senso di quello che vuole rappresentare. Incanto, una due giorni dedicata alla musica, organizzata per il 25° anniversario degli Amici dell'Adelfico. Infatti è con noi questa mattina il Presidente, Anna Maria Ioannoni Fiore, buongiorno, benvenuta al Prima di Tutto. E, parliamo insomma di questa due giorni dedicata alla musica, dove gli Amici dell'Adelfico hanno un ruolo fondamentale, ma si compongono di tanti altri elementi per dare lustro alla cultura, alla musica del nostro territorio e per farla conoscere a tutti i cittadini. Certo, mi preme precisare più che solo la musica, in realtà davvero uno sguardo ampio e una riflessione ampia su tutto quello che è il patrimonio culturale della nostra città, inteso sia e anche declinato appunto nella riflessione, sia nei suoi valori e nella sua rappresentazione tangibile, come è appunto la Biblioteca Melchiorre Delfico, alla quale gli Amici dell'Adelfico sono accanto appunto da 25 anni, ma anche, dicevo, una riflessione sul patrimonio intangibile, cioè sul patrimonio morale, che innanzitutto viene rappresentato, ecco, in questo caso ci pregiamo di questo, dall'attività dell'associazione stessa. Con questo evento abbiamo appunto voluto comprendere tutto questo, ed è il motivo per cui abbiamo articolato la nostra iniziativa in due giornate. La prima giornata, quella di venerdì, è una giornata di riflessione importante, con ospiti davvero illustri, che diciamo fanno riferimento a contesti differenti, tutti però legati al concetto di patrimonio. E il primo ospite che avremo appunto venerdì 26 alle ore 17, sì. Ho fatto un po' di confusione, non sono per le ore mattutine, ahimè. E, dicevo, il primo ospite importante è il professor Michele Ainis, giurista costituzionalista, che ci accompagnerà in una riflessione dedicata alla Costituzione e alla bellezza, che sicuramente appunto si va a declinare questo rapporto in tante situazioni diverse, la bellezza stessa contenuta nella nostra Carta Costituzionale. La nostra Carta Costituzionale è bella in sé, ed è bella per come è stata scritta, per i valori che trasferisce, e appunto il professor Michele Ainis ci condurrà in una riflessione approfondita, soprattutto in relazione a quello che l'articolo 9, tratto dai principi appunto fondamentali della Costituzione, afferma riguardo al patrimonio culturale della nostra nazione. Ecco, un patrimonio da difendere, da tutelare, da promuovere, e per noi individuare questo momento è importantissimo, perché evidentemente si identifica pienamente con quello che è l'intento da sempre della nostra associazione. Ma la bellezza si declina anche in altre situazioni, e per questo motivo avremo ospite, seguirà poi nella tavola rotonda, l'intervento dell'architetto Nicola Di Battista,
anche lui un personaggio molto importante, è stato per diversi anni direttore, fino a pochissimo tempo fa, della rivista Domus, la più importante rivista di architettura italiana. E lui condurrà una riflessione sulla cultura dell'abitare. Parlavamo di patrimonio tangibile, per cui abbiamo pensato a un coinvolgimento dell'architetto Di Battista, riferendoci anche al nostro paesaggio. Un paesaggio con il quale tutti noi dialoghiamo continuamente, per cui questa riflessione vorrà anche invitarci a pensare profondamente il rapporto che noi instauriamo continuamente con l'ambiente che ci è dintorno, nei nostri singoli comportamenti, come peraltro anche quindi in una cultura dell'abitare in senso ampio. Io penso anche alla costruzione e così via. In questo periodo, insomma, che sì, è da riflettere, proprio in cui proprio c'è necessità di riacquisire una vicinanza proprio con l'architettura, la storicità della città, che sta vivendo proprio un momento di crisi, per cui quanta l'affezione e il desiderio di poter vivere consapevolmente, esatto, la propria città, i propri ambienti, sicuramente probabilmente è un motivo proprio anche per seguire iniziative di questo genere e una relazione di questo genere, ad esempio. Sì, no, infatti, guardi, deve considerare questo, e qui approfitto a ringraziare la Fondazione Tercas, che ha dato la possibilità veramente di partire con questa iniziativa e poi di coinvolgere tutti quanti gli altri. Nella nostra proposta, rispondendo appunto al bando che annualmente la Fondazione diffonde, noi presentando il nostro progetto abbiamo sottolineato proprio questo. Innanzitutto una voglia di bellezza che evidentemente si sente in città. Io sono stata colpita anche dal fatto che manifestazioni precedenti alla nostra, senza che ci comunicassero nulla, avessero dedicato anche a questo tema anche loro uno spazio, per cui evidentemente è un'esigenza che avvertiamo. È un momento in cui guardandoci intorno vediamo che la città veramente è ferita, non la riconosciamo, io non la riconosco rispetto in tante cose, rispetto a come l'ho vissuta, come ci sono cresciuta. E allora il senso di questo momento di riflessione veramente ci vuole coinvolgere tutti quanti, cittadini, perché ciascuno può fare la propria parte, cittadini, imprenditori, ecco perché un architetto, rivolgerci anche al mondo dell'edilizia, che pensi e sia attento a come mettersi in relazione con il territorio. Lei insegna, stavamo parlando prima, lei insegna a Pescara, al Conservatorio, sì, storia della musica, per cui insomma vive ovviamente la sua professione e la passione della sua professione, ma in una città che sicuramente insomma è ricca di iniziative, di input, dà sicuramente molti più stimoli anche alla cittadinanza. È una città della costa, insomma, quindi diciamo vive proprio storicamente tutta un'altra serie, insomma, di evoluzioni. Però cosa può prendere Teramo da Pescara per ispirarsi e cercare di trovare, diciamo, delle chiavi di lettura che consentano al capoluogo, comunque Teramo come capoluogo, di riprendere la vitalità? Ma guardi, io devo dire personalmente vivo molto all'interno della struttura, certo, e magari condivido meno un po' quella magari che magari anche attraverso i ragazzi che sono cittadina, spesso l'ago della bilancia della... Sì, sì, sicuramente. Le dirò che le energie, l'entusiasmo, la voglia non ci manca, quella stessa che vedo appunto nel rapporto con i miei studenti. Ecco, qui a Teramo non manca, probabilmente molto spesso non ci si sente ascoltati
come associazioni, come non si sente un'attenzione. Un'attenzione che, ecco, lei mi invita a fare, sì, lei mi invita a fare riferimento a una situazione che c'è stata ormai un paio d'anni fa, se non erro, questi stati generali, sì, che vennero, vennero indetti, che di per sé davvero erano una buona idea. Io mi sono ritrovata lì all'Ipogeo con tantissime persone con lo stesso entusiasmo e non credevo neanche che ci fosse davvero tutto questo fermento. Quindi effettivamente Pescara ci appare una situazione di fermento, di maggiore vivacità, anche la situazione geografica forse, certo, l'aiuta ad essere, ed economica senz'altro, l'aiuta ad essere un pochino diversa in questo. Però, ecco, non dobbiamo, a mio avviso, distrarci, ma dobbiamo concentrarci sulle forze che ci sono qui, e ce ne sono. Di quella iniziativa, quello che mi rincresce, noi siamo stati 8 ore lì a fare i nostri compitini e poi tutto questo è andato perso, niente, assolutamente solo perso. Solo critiche dopo sono... Io, se ecco, uscito così il discorso, se posso permettermi di suggerire qualcosa, davvero inviterei l'attuale amministrazione a riprendere quello che è stato detto in quell'occasione, a farne una sintesi per comprendere, no, quali sono le potenzialità. Comunque, diciamo, fare dei gruppi per come fare metterle in relazione, sì, esatto, ma anche ovviamente poi quello che compete a un'amministrazione è anche quello di guidare, no? Certo. E quindi però guidare ascoltando, quindi vedere come le esigenze che sono state espresse possono essere ricondotte e armonizzate con quello che è un progetto che appunto l'attuale amministrazione evidentemente ha. Comunque, Incanto sicuramente riesce a racchiudere un po' tutto questo, nel senso che comunque ha dei partner importanti che vivono, diciamo, degli anniversari e che comunque rappresentano altri anche aspetti della cultura. Come... Sì, assolutamente. Noi abbiamo voluto infatti coinvolgere, ci è piaciuto coinvolgere in questa nostra ricorrenza anche altri partner, come stava ricordando, importanti perché anche loro sono radicati sul territorio da tanto tempo e così avremo il giorno dopo, il sabato, la Corale Verdi che si esibirà in un programma di musica classica accompagnata e sostenuta dall'orchestra Benedetto Marcello, altra istituzione importante che da tanti anni appunto ci allieta e veramente aiuta la città a crescere nella conoscenza del patrimonio musicale. E così, alla stessa maniera, l'orchestra verrà rinforzata e ci sarà la partecipazione dei solisti, dei fiati e delle percussioni del Conservatorio Braga. Anche questa un'istituzione musicale tra le più antiche, assolutamente, anzi direi per quanto riguarda la musica, appunto l'istituzione musicale più antica non solo in città ma anche in Abruzzo. Dunque, se mi permette, volevo concludere un attimino lo sguardo sulla giornata di venerdì. Sì. Velocemente avremo quindi le altre due relazioni di Anna Manfron, direttore delle istituzioni biblioteche della città di Bologna. Lei farà una riflessione proprio che ci riguarda come amici della Delfico da vicino, perché sottolineerà la relazione tra città, biblioteche, musei e territorio, quindi come anche questo patrimonio può diventare un volano anche dal punto di vista economico della nostra città. E concluderà il nostro vescovo Monsignor Leuzzi con una riflessione sulla cultura conoscenza
senza servizio della progettualità. Ci è piaciuto, a proposito di partner e di istituzioni coinvolte, ci è piaciuto e ci ha fatto immensamente piacere che Silvio Araclio abbia raccolto il nostro invito, coinvolgere quindi anche l'associazione teatrale Spazio 3, che a proposito di anniversari, anch'essa quest'anno celebra i suoi 50 anni di attività. Vedete che davvero questa città, come dicevo prima, ha una vivacità e ha veramente tante personalità che si danno da fare con grande passione, insomma. E quindi avremo, è da tanto tempo, esatto, quindi avremo Mauro Di Girolamo che si alternerà con queste relazioni leggendo dei contenuti tratti dalla Costituzione stessa, tratti da un volume molto interessante, Costituzione e Bellezza, che Michele Ainis ha scritto a quattro mani con Vittorio Sgarbi, quindi questa stretta relazione, come dicevamo prima, tra la Costituzione e i beni artistici. Avremo, insomma, diverse letture. Elevare l'animo e lo spirito, sicuramente la bellezza è una caratteristica che non può venire assolutamente meno, la ricerca, l'ambizione massima penso di ogni certo, per star bene abbiamo bisogno anche di stare all'interno. C'è un bel messaggio per lei, messaggio per lei che se vogliamo rileggere a noi fa piacere. Ecco qua, buongiorno, Anna Maria è una persona meravigliosa e talentuosa, dolce e preparata, complimenti. Ringrazio il telespettatore. Gentile, la telespettatrice, non so, sì, firma MG, gentilissima, è troppo buono. Comunque, dicevo, un altro passo che vorremmo leggere, soffermarci sulla quella che è stata la determinazione dell'Unione Europea a nominare l'anno 2018, a costituire l'anno 2018 come anno europeo del patrimonio culturale, per cui anche lì abbiamo preso alcuni stralci per appunto sottolineare la valenza e l'importanza del nostro patrimonio e quello che pensiamo sia il luogo, tra virgolette, ideale da cui ripartire. E quindi siamo anche davvero orgogliosi, perché per noi ha avuto un significato particolare. Tante sono state anche altre iniziative che hanno ottenuto il patrimonio dell'anno europeo 2018, che hanno ottenuto l'egida dell'anno 2018 come patrimonio culturale europeo. Per noi questo riconoscimento è stato particolarmente significativo, perché siamo legati al patrimonio da sempre, nei nostri intendimenti e nelle nostre azioni abbiamo cercato di essere vicini a questa biblioteca che tanto ci ha dato. E continua a darci, veramente nell'elargire con generosità la bellezza a tutta la città di Teramo. Bene. Purtroppo il tempo a disposizione è... Io ringrazio davvero di questa opportunità che ci avete dato e spero veramente che tanti vogliano essere i cittadini che vorranno seguirci. A partire da domani a che ora? A partire da domani alle ore 17 presso la sala polifunzionale Cristina da Pizzano. Perfetto, quindi uno a due giorni tra incanto, l'incanto è la musica e la cultura, è proprio dare spazio veramente alla bellezza che la cultura trasmette, la storia, il territorio, insomma le tante eccellenze che Teramo offre, sicuramente ne sono tantissime, sicuramente. Come quello che fanno gli amici della Delfico nel loro anniversario, quindi tanta attività e degli ottimi risultati, insomma se poi vengono fuori manifestazioni come queste sicuramente vuol dire che si è lavorato bene senza dubbio. E anche perché veramente ci hanno appoggiato in tanti, io non ho potuto ricordarli ma davvero in tanti e li ringrazio.
ringrazio tutti. Allora buon lavoro e grazie. Quindi invitiamo i telespettatori a partecipare a questa bellissima iniziativa a partire da domani, una, due giorni in una full immersion di cultura, insomma è così. Quindi noi adesso vi lasciamo con la rubrica Te lo dice l'avvocato, con i consigli dell'avvocato Anna Di Russo, e vi diamo l'appuntamento alle 14 con la prima edizione del Primo Piano con tante notizie per voi. Quindi buon lavoro, buona mattinata e a più tardi. Arrivederci. Anche oggi, te lo dice l'avvocato, ha tante cose buongiorno. Da raccontarci. Buongiorno Anna Di Russo. Dunque, spesso e volentieri può capitare, non capita perché altrimenti sarebbe molto molto grave, ma può capitare di trovare qualche ostacolo sul nostro percorso nella vita, ma anche quando andiamo in auto, come ad esempio un animale, che può essere un animale selvatico ma anche un animale di proprietà, e magari subiamo dei danni alla nostra vettura. Che cosa succede in questi casi, soprattutto nel territorio teramano, dove ci sono anche diverse zone chiaramente montane percorse da animali di qualsivoglia specie? Eh sì, hai detto bene, qualche volta troviamo qualche ostacolo anche sulla nostra strada, in particolare nelle nostre strade di montagna, quindi strade provinciali, ma anche sull'autostrada che passa in mezzo ai monti, capita di poter imbattersi in cinghiali, ahimè, che sono degli animali molto grossi, quindi purtroppo dobbiamo ricordare anche degli incidenti mortali nella zona di Sulmona. Quest'inverno è morto il sindaco, se non ricordo male, di un paese di quelle parti, proprio perché di notte si è scontrato con un cinghiale. Oppure animali randagi, cani randagi e altro. Che cosa succede in questi casi? Succede che il proprietario dell'autoveicolo, parliamo solo della macchina, evitiamo di parlare di danni alla persona, anche se pure per quelli ovviamente possiamo fare richiesta di risarcimento del danno. A chi va fatta questa richiesta? Va fatta all'ente proprietario della strada, che ha la responsabilità di custodire e di adottare tutte le misure idonee proprio per evitare che gli animali percorrino o attraversino la strada percorsa dalle autovetture. Il conduttore del veicolo dovrà dimostrare il nesso causale tra l'evento e quello che l'ha causato, cioè che significa? Dovrà dimostrare che l'incidente è avvenuto proprio a causa di un animale che ha attraversato la strada. Quindi il consiglio è sempre quello di chiamare o la polizia o altre forze, i carabinieri, insomma, ma soprattutto la polizia stradale, in maniera tale che venga accertato che l'incidente è stato causato appunto da questo animale. Quindi la fauna selvatica, se percorriamo una strada provinciale la responsabilità sarà della provincia, regionale e della regione, e nel caso dell'autostrada ovviamente risponderà la società concessionaria, che dovrà risarcire questi danni. Per esperienza posso riferire che puntualmente questi enti rispondono che non hanno nessuna responsabilità, che non è vero, che l'animale non si sa se era un animale selvatico o meno, però devo dire che per esperienza di casi che mi sono appunto capitati, alla fine il giudice, se ci sono, ripeto, i presupposti e quindi è stato provato, viene provato questo nesso causale, vengono risarciti i danni a cose e persone. Bene. Quindi questo per quanto riguarda l'animale selvatico sulla strada, perché loro devono mettere dei cartelli, ecco, se ci fosse il cartello attenzione agli animali vaganti, allora in questo caso la richiesta di risarcimento del danno avrebbe qualche limitazione, ma se non c'è questo segnale di avvertimento, se per esempio hanno fatto un eccessivo fenomeno di ripopolamento di questi animali, quindi non si sono saputi regolare, oppure come nel caso dell'autostrada, le reti che circondano il ciglio autostradale risulta divelto, distrutto in alcune parti,
l'ente proprietario della strada è responsabile in tutto e per tutto. Diverso è il caso del cane di proprietà. Perché anche di un cavallo, per esempio, di proprietà, quindi parliamo di qualunque animale. Di qualunque animale può avere in qualche modo fatto sbandare un automobilista. Cioè. Di qualunque animale che abbia provocato un danno a cose o persone, se è di proprietà è chiaro che purtroppo dovrà rispondere il proprietario, per cui so che molti fanno un'assicurazione anche di questo tipo, perché si possono verificare casi di questo genere, o perché l'animale è smarrito, o perché un cane quante volte azzanna un ragazzino, quindi sono casi che si verificano tutti i giorni o quasi, e quindi in quel caso risponderà il proprietario dell'animale. Anche in quel caso dovrà essere sempre provato che c'è stato questo nesso causale, cioè che sia stato proprio quell'animale a provocare quel danno, ma una volta fatto quello, una volta ottemperato all'onere della prova, il danneggiato deve solo provare i danni che ha subito e deve ottenere il risarcimento del danno. Benissimo. Anche qui. Quindi questo è anche un invito a chi magari si è trovato in queste situazioni, soprattutto per quanto riguardano le situazioni sulle strade. Ecco, è un invito a riflettere che possono ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura. Perfetto. Ma almeno speriamo di dopo no, una però brutta avventura, quantomeno almeno si ha un risarcimento dei danni, certo, che non è poco in questi infatti casi. Grazie avvocato. Di nuovo, buona giornata. Al prossimo giovedì.